Rieccoci qua. Allora, innanzitutto dobbiamo salvare una persona molto importante qui nel freezer, sempre per avere punti extra. Pierce! Aia. Ho freddo. Cazzo, Serena c'è la frigorifera. Dove sono? Dentro il rifugio. Ecco, è l'equivalente di 3 punti punto esclamativo. Ah, sì. Stavo controllando i legami dell'organizzazione. Subito dopo sono stato preso da dietro. È stato terribile, Aya. Tranquillizzati. Baldwin è stato scoperto. Davvero? Meno male. Stavo per trasformarmi in Yeti. Prima mummia, poi Yeti. Una vita complicata la tua. Sì, come quelle creature. Oh, comunque, grazie. Per la seconda volta. Mi dispiace. È colpa mia, sì. Scusa. Figurati se uno pirata informatico che è riuscito a capire, a scoprire i legami dell'organizzazione, non abbia già scoperto che gli NMC derivano dal tuo DNA. Su, via, dai. Lo sa da secoli, Pierce. Non te l'ha solo detto. Bla 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 bla. Questo è tutto. Sì, capisco. Vuoi concludere la faccenda da solo? Tipico. Al resto penserò io. Tu corri a salvare Eve. Ok. A presto, Aya. Ci vediamo fuori. Sì, a presto. Io sto bene. Vai, vai! Incazzoso anche. Qui erano appesi Cyborg in stato di morte apparente. E invece dopo ti volevano fare il culo. Il tempo è prezioso, sbrigati. Il tempo è prezioso, sbrigati, ok, vado. Ok, abbiamo salvato Pierce. Ulteriori punti. Allora, qua non c'è un cazzone di stermino da fare, se non là sopra. Ah, ovviamente lo sterminio c'è anche da fare al Neo-Arc, infatti vado. Ovviamente è molto spiccio. Cioè mi hanno... Cosa è successo? Vabbè, mi hanno fatto tutta la polizia del rifugio tranne Neo-Arc. Bastardi. Chi è? FBI! Non ci vedo. Un'emissione di radiazioni. Un calore improvviso e... mi sono pisciato addosso. Sono stato contaminato. Ormai sono spacciato. Scappa, in fretta. Vai via dai coglioni, troia. No, non ti preoccupare. Non si tratta di radiazioni. È una febbre momentanea data dal rapido aumento di mitocondri. Riacquisterai la vista. Davvero? Certo, non perderti d'animo. Mi dispiace, ma non ho un cazzo di tempo da perdere. Vai, non preoccuparti. Il dolore sta passando, proprio come hai detto tu. Aspetto che passi l'effetto. Flint?
Ciao, Flint. Ehi, non di là. Solo che qua usare gli air slug mi sembra proprio buttare via i colpi. Andiamo a sterminare gli ultimi mostri del gioco. A parte l'isola di Neowark. Diventerà un nuovo meme. Io faccio lo sterminio, ma non a Neowark. Fanno male gli aeroslug. Fanno male gli aeroslug. Io me li sono tenuti gelosamente fino adesso, ma vi giuro, non mi ricordavo li vendessero di nuovo. Perché sono abituata a giocare alla replay che li ho dall'inizio. Assolutamente non mi ricordavo. Il cane che fa casino, come Flint. Andiamo, forza! Andiamo a far casino! Li uso per non ho voglia di cambiare proiettili. Fanno un male cane gli air slug. Sono i colpi più belli. Poi il Gunblade, che è un fucile praticamente con la lama. Ovviamente, ovviamente. È ancora più figo. Fa un male cane. Non mi fai niente. Io invece sì, faccio male cane. Dopo, per ottenere più punti, ho usato il cane per salvare il tenente lì. Devo anche andare a... Ah, giusto, qua c'è un altro coglione che mi prende. Quello che pensavo arrivasse prima. Questo è rosso, non è blu, è rosso. Va bene. Adesso spalle al muro e lo attendiamo. Andiamo a sparargliene un altro. Ma vuoi proprio morire? Ti sei reso visibile in un attimo. Vabbè. Grazie per tutti gli XP che mi dai. Questo era rosso. 2500, infatti. Proteine, usale, usale. Tanto è inutile che le tengo lì a far casino e basta. Figlio di una vacca. Dammi il tempo, Madonna. Dopo me ne vado giù a Newark. Perché mi va a scattini? Vabbè. Aspettate un attimo. Si era emozionato il gioco, mi andava a scattini. Si era emozionato per aver preso il Javelin, infatti. Comodo. Cioè, mi è venuto uno gratis. Prendimi qua dietro il muro. Sono sfigato.
Javelin mi ha dato. Che bella la ruota medicinale, la love. No, qua mi va a scattini quando mi danno gli oggetti, quindi aspettate che interrompo un attimino. Ecco. Vediamo adesso come va. Dai, già manca, mi manca niente di gioco. Mezz'ora perché 10 minuti sono solo di cutscene. Quindi figuriamoci. Neoark sarà piena. Ok, questo è l'ultimo colorato che trovo qui. Ha cambiato idea. Ha cambiato idea questo qua. Vivace questo golem qua. Proprio per la serie, sono l'ultimo e ti voglio inculare. Vabbè, queste le prendiamo, dai. E le metto nel container. Abbiamo finito Neoark. Sì! Addio Neoark. Addio. Ti odio Neoark. Oh. Ok, adesso le ultimissime cose. Vado a rimpinzarmi di munizioni. Vado a mi sento molto Vasco Rossi in questo momento. Vado a rimpiazzarmi le munizioni, vado a prendere gli ultimi punti facendomi dire che il soldato con Flint è tornato sano e salvo. E niente, poi ci arriviamo alla fine. Alla fine, ragazzi. Per la fine devo entrare qui dentro, ovviamente. Qui. Vale, torniamo nel parcheggio. Tutto, sì. Buongiorno. Il soldato Ironheart è tornato. Lo stanno riportando in superficie assieme al suo camion. Grazie. Le armi nel camion può prenderle, ma resti un segreto. No. Non l'avevo mica visto questo prima. E che cazzo, cioè, non posso usare tre armi. Ho il mitragliatore. Questo qua è una figata. Questo spari 12 granate. Però vabbè, ho gli Areslag, ho il coso. Cazzo, non l'ho visto prima. Perché non l'ho visto? E anche questa è una mitragliatrice fantastica. Questa spari a raffica. Ci metti 1000 anni a ricaricare, ma è potente. Cioè, tutte ste armi qua alla fine. Forse vogliono puntare sul fatto che comunque uno non abbia così tanti soldi. Perché magari non ha avuto tempo. Vabbè, mi dispiace per questo, ma vabbè. Le mie armi ormai adesso le ho. Fa lo stesso. Gli Spartan li prendo dal coso. Li prendo da qua, dal camion. Allora, cominciamo. Addio. Vabbè, ah no, te ti devo tenere per forza. Addio. 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 Tutti. Proteine le metto via, tanto non serve. Allora, gli Spartan li avevo depositati qua, non mi ricordo. Sì. Eccoli qua. Allora, integratore MP2. Allora, ci prendiamo due soluzioni Ringe. Due direi che sono abbastanza. Ah, ho altri tre spazi, quindi facciamo così. E
andiamo sotto di integratore MP2, ma mi sa che li ho tutti qua. 3, 4, 5. Dai, non mi pare che ne abbia depositati in giro. Ah no, è quello qua, uno, fantastico. Il camion di Douglas, solo questo, ok. Me ne compro un altro, allora, dai. Non si preoccupi per Pierce, penseremo noi a salvarlo. Grazie! Che dolci che siete. Ecco qua. Abbiamo caricato tutta la sua roba su questo camion. Torna immediatamente appena hai raggiunto l'obiettivo. Ok. Ok. Aspetta che facciamo una roba di sto genere. Grazie mille. Non mi sono sistemata gli attachments. Quello che ho messo solo integratore MP2, quindi aspetta che ci metto due soluzioni Ringer, direi che sono abbastanza. Boh. Bye bye, grazie mille. Golem putrefatti qua. Ok. Hai trovato Pierce? Bene, manca solo io. Forza, Aya. Yeah, grazie per il tifo. Va. Pronti ad andare. Aspetta, le pie. Tutta sta fretta di andare io. Allora direi che più che energy ball qua mi può servire drain, life drain cioè. Ok, il mio corpo trema. Iva è qui dentro. Tranquillizzarti, la piccola è come te. Ti dirà cosa fare da ora in poi. Ti dirà, no, come parlava, numero. Lascia Snape! Eccoci qua! Il buffone è arrivato! E la compagnia è completo! Peccato, solo uno spettatore. Kyle? Arnold Schwarzenegger, la Schwarzenegger, cioè non ce n'è stato. Per conto tuo è fallito il recupero di la regina. Tutti i soldi investiti nel progetto, tutto sprecato. Mi resta poco da vivere senza il supporto di te. Non muoio per niente. Porterò a termine la missione anche da solo. Come si suol dire, il mondo è nelle mie mani. Comico, no? Cosa vuoi fare? Te lo spiegherò come souvenir per l'altro mondo. Grazie alla regina, la crisalide potrà mutarsi. Volando spargerà il virus che contagerà il DNA umano. Ti ho
tutto il genere umano andrà verso l'evoluzione ai nemici. Cioè, mia nipote vuole entrare in camera, ma io sto registrando. Nessuno vuole essere trasformato in NMC, cazzo! A maggior ragione bisogna cambiare le cose! Nonna Ferri. Gli uomini sono riusciti a modificare l'ambiente. Ma si accontentano di una misera e uniforme felicità. Senza speranza di evoluzione, gli uomini non hanno futuro! Ma gli uomini sono... Mia nipote è disperata. Pua! Ehi, Madigan! Parla con questa deficiente! Innanzi per il destino dell'umanità. In nessuna epoca una sola razza ha dominato il mondo. La Terra sta morendo, stiamo distruggendo noi stessi. Per questo abbiamo ideato un nuovo ordine naturale. Un sistema dominato dagli NMC, cui gli umani si divorano l'un l'altro. Può sembrare terribile, raccapricciante. Ma preferisco guardare al futuro lontano piuttosto che unirmi al coro inconcludente di chi urla vuoti slogan. Che cazzo stai a dire, Maria? Non ci capisci un cazzo. Il loro scopo è influenzare gli uomini per i propri fini. Sono degli ipocriti o dei pazzi. Ad ogni modo, si sa di che pasta sono fatti, pasta Barilla, non De Cecco. Ma saranno smascherati. Grazie ai neomitocondri, lo specchio della verità. Li hai visti anche tu, no? Orribili e disgustosi nemici. Quell'aspetto gli si addice, racchiude la loro vera natura. Ti sbagli. Erano tutti volontari. Hanno rinunciato a ideali e dignità in cambio dell'immortalità. E ci ho fatto pure la rima. La loro ambizione li rende affini ai mitocondri. Tra poco l'esercito sarà qui, vedi di concludere. Basta, Madiga. Palla fuori. Ricevuto. No, aspetta, ricevuto. Guarda come gli trema la mano. Usare te per... Ah no, usare te per prendere Eva è stato faticoso. Perché, Kai? Non può essere. C'è stato un ritardo dell'audio. Mi ha sparato prima, ma il colpo è partito dopo. Da bambino mi sentivo in trappola in questo mondo. Se facevo a modo mio ero preso di mira ed emarginato. Poi ho iniziato a fare come gli altri e le cose sono cambiate. Lo stesso vale per i neomitocondri. Ora sono irruenti, ma si calmeranno. Sia tu che gli NMC siete eretici in un periodo di transizione. Le piace! Metti la maschera anche tu. Come me. Madigan è un doppio giochista. Dire se sia buono o cattivo in tutto questo gioco è difficile, perché è da tutte e due le parti della medaglia.
Ha fatto il doppio giochista con tutti, con noi, con numero 9, con l'organizzazione, infiltrandosi come agente segreto. Kyle è un bel personaggio. Sono con fiducia nel futuro degli esseri umani. Ha usato tutti, praticamente. Ti pentirai. Dopo facciamo un bel riassuntino, teorie, eccetera, eccetera. Avrei dovuto farti fuori prima. Avrei evitato a Iveaia. Pazzo! Vi porto con me all'inferno! Cosa? No! Ciao ciao, numero 9! Aia, stai bene? Non avevo alternative per scoprire cosa stava succedendo. Sì, l'ho capito. Quando mi è mancata. Non hai capito un cazzo, te, è inutile. Qui è SQ9475, mi sono compiuta. C'è un ferito, mandate soccorsi. Che strano. Ripeto, qui è SQ9475. Anzi, no, aspetta, Eve, parla così. Eve, ma tu parli! Aia. E cosa sono, stelle? Che? Quelle... Maledizione, ora capisco! Aia! Scappiamo, di là! È arrivato Elephant. Hanno avviato il piano D, quegli imbecilli. Per togliere via le prove, si bombarda, ovviamente. Bravi imbecilli. No, la sedan! Poteva ancora essere aggiustata. No, il cadavere sulla cisterna! No, Dryfield! Bravi! Dritti sulla crisalide, così l'avete aperta. Che schifezza. Bravi comunque. Prima Ivo, ovviamente. Kyle! Aia, stai bene? Kyle! Meno male! Sei ferito? Niente di grave. Certo! Ma Ivo è caduta di sotto. Salvarla. Anche quel mostro è caduto giù insieme con lei. Che culo. Va bene, ci penso io. Credo che puoi scendere da quella parte.
Brum, sbrigati. Grazie, moto. La tua voce è strana. Un po' che cosa? Sicuro che stai bene? Mi si sono bruciati i vestiti. Sono nudo, se proprio ci tieni, vieni a dare un'occhiata. Ehi, Ezio! Se non ci avessi da salvare la bambina, te dico io come salto della corsa. Niente di grave, eh? Figurati, è una cosa da niente. Non è da me. Andare fuori di testa. Per una ragazza. Niente di grave, ti manca mezza gamba. Ma niente di grave, vai tranquillo. Nessun problema, niente di niente. Yep. Ah, che male, carina. Stronzi, io mi ero curata. Scendo. Allora, qui c'è un golem. Però non ho voglia di combattere, quindi io molto abilmente... Ecco qua.